Allora, ciao a tutti, benvenuti sul canale, io sono Mauro Esposito e oggi in questo video che vi voglio presentare questo dipinto, vi voglio spiegare passo passo come l'ho fatto, così adesso lo commenteremo. Così c'è il pianeta, ci sono gli alberi, c'è la montagna. C'è il mare, c'è anche la barca. In questo modo vediamo come è stato fatto passo passo, spero che vi piaccia. Allora, cominciamo subito, mettiamoci un poco di giallo. Sto mettendo con un poco di un arancione un poco pesca, un poco albicocca, diciamo, colore, un po' di rosso. Poi lo ricopro con il nero. E ricordiamoci sempre anche quella puntina di bianco, adesso vedrete a che cosa serve. E stropicciamo la carta in questo modo, ce la passiamo sopra e così. Quel bianco è rimasto, praticamente mi creerà una luce che per darmi più sfericità al pianeta che starò per fare. Così gli faccio un po' di ombra sotto, aggiungendogli un po' di rosso, un po' di nero, quindi la parte più scura viene sotto. E lo copro con un cerchio. Una volta fatto questo, mi comincio a mettere i colori che saranno sotto, che poi andrò a mischiare con la carta. Quindi mi metto prima un po' di bianco, mi raccomando, sempre bisogna mettere strati sottili, uniformi. Così adesso sto mettendo tutti i colori tutti gli strati, diciamo, di colori che vanno sovrapposti uno sopra l'altro. E adesso mi comincio a fare la parte superiore del cielo. È sempre buono cominciare dalla parte superiore in modo da non sporcare poi le altre parti, insomma. Adesso ci mettiamo il nero e con il nero mi copro tutta questa parte dove poi ci andrò a lavorare. Ci faccio un po' di luce passandoci questa striscia di rosso e di giallo. E poi mettendo prima dello spray sulle dita e buttando sempre un po' prima da un lato, facendo questo movimento si fa cadere un po' di stelline sul cielo. Adesso con la carta in questo modo ci si appoggia sopra e così, togliendo il primo strato di pittura, si mischiano i restanti strati che erano sotto, compreso si mischiano con il primo strato, che era il nero in quel caso. Così in questo modo mi sono fatto le montagne. Adesso con attenzione mi guardo se c'è da aggiungere un po' di vernice nella parte dietro, e togliendo questo, vedete, il pianeta è venuto in questo modo qua. Quella luce che ci ho fatto all'inizio serviva proprio a dargli quella sfericità insieme all'ombra fatta poi sotto. La stessa cosa continuo a fare qui, usando sempre la stessa tecnica. Lavorando in questo modo praticamente si lavora mettendo i colori sempre sotto, sono i colori che poi vuoi tirar fuori, diciamo, con la carta quando una volta che. Chiaramente a seconda di come si manovra, diciamo, questa carta di giornale, ti vengono degli effetti diversi.
adesso gli voglio creare questo mare sotto più chiaro, questo blu, e per quello ho messo quella pittura. Allora, passiamo con il trasparente per bagnare, perché sennò non si riesce a trattare bene con la spatola, e in questo modo, vedete, mi disegno gli alberi. Praticamente gratto via la pittura sovrastante, e il bianco che rimane non è nient'altro che il colore del foglio che avevamo. La stessa cosa mi faccio adesso da quest'altra parte, quindi ho bagnato con un trasparente per poter grattare con la spatola. Così, in questo modo qua ci si disegna quello che si vuole disegnare. Adesso guardate bene, osservate come sto tagliando questo cartoncino, vedete? Perché quello adesso servirà. Cartoncino fatto a metà, ripiegato per bene, tagliato in modo che venga il più preciso possibile, ma allo stesso tempo, guardate, rimane come un pennello. E guardate bene il movimento. Lo sto facendo adesso al rallentatore, si appoggia sulla linea che si è fatto, dolcemente si fa cadere giù. Dovete proprio sentire come se voi siete la cascata, voi siete la cascata. In questo modo si fa la cascata. Il taglio del cartoncino è molto molto importante. È fondamentale il taglio del cartoncino, ed è fondamentale il movimento che si fa. Adesso, sempre con il cartoncino, ho preso un po' di bianco e ci sto facendo queste onde del mare per non farlo rimanere troppo piatto, diciamo, quindi dargli un poco più di profondità anche in questo modo. Ancora mi tocca di ribagnare con il trasparente, perché adesso voglio disegnare una barca. E per farlo, allora, ho pulito anche prima la spatola, è sempre importante che sia pulita, e osservate bene il movimento, così prima da un lato e poi dall'altro. Poi si tira su l'albero e si fa la vela. In questo modo, con questa tecnica, ognuno può disegnare quello che vuole, insomma, bisogna fare un po' di pratica. Ecco, adesso vedete, in questo momento sto facendo l'ombra dalla parte, da un lato della barca, in modo da dargli ancora più volume. E così uno poi la va ritoccando fino a che si sente soddisfatto del risultato, diciamo. Adesso, come vi ho fatto anche vedere nell'episodio precedente, si arruga la carta in questo modo, così con le mani. Poi si prende un poco di colore, il colore che si vuole usare, si mette su un altro foglio di carta da un lato, come sto facendo, e poi, ecco, vedete, si prende con questo pezzettino di carta per poter fare le foglie o altre cose.
Adesso l'ultima cosa che rimane per completarlo è fare questi uccellini. Io li faccio sempre con la spatola, prendo una piccola goccia di pittura, lo appoggio sopra, questo movimento a destra e a sinistra, e ecco fatto. Quindi una firma e il gioco è fatto. Ecco, io spero che vi sia piaciuto, e se ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti se non l'hai fatto, condividilo con gli amici, con chi può essere interessato. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.